Rieccoci, bentrovati al Campionato dei Campioni. Dunque, la Lazio ha espugnato Bologna 2-0. Vediamo la classifica, com'è cambiata. I biancocelesti vincendo si sono portati al secondo posto, ma comanda sempre questa grande sorpresa, che sorpresa ormai non è più, ovvero l'Udinese a più 1 sulla Lazio, a più 2 sulla Juventus. Poi attenzione alla Cagliari che si avvicina a meno 3 appunto dall'Udinese. Troviamo il Napoli, la Roma e il Milan a 11, poi le due siciliane, il Palermo Catania a 10, via via tutte le altre. Sommate gli 8 punti e 6 della penalizzazione all'Atalanta, sarebbe seconda in classifica. Queste le ultime tre squadre, Lecce, Bologna e Cesena, che chiude la classifica a 2 punti. Attenzione alla panchina della Cesena, perché potrebbe saltare proprio in questi minuti la panchina di mister Giampaolo. Noi naturalmente vi aggiorneremo in tempo reale su quello che accadrà. Andiamo con la presentazione degli ospiti. Partiamo come sempre da Jessica Tozzi. Buonasera Jessica. Buonasera Stefano, buonasera ai nostri telespettatori. L'Inter quindi con la vittoria contro il Chievo si aggiudica la seconda vittoria consecutiva in campionato e quindi potrà ben sperare il nostro Giancarlo Besana. Buonasera a Che si è tutti. fatto prestare la cravatta da Galliani. No, Galliani ha copiato da me. Sì, È una vita che ho questa cravatta. Dici di essere in Ok. Mi ha sempre copiato. Ovviamente parleremo tanto di Inter guardando anche le pagelle che ha redatto per noi Cristian Recalcati. Buonasera Buonasera a Cristian. tutti, buonasera. Lui invece il maglione se l'è fatto regalare da In Mancini. realtà le pagelle le ho fatte Tutti regali oggi. io. Diciamo la verità. All'Inter risponde ovviamente anche il Milan con una grande rimonta siglata da uno strepitoso Boateng. Ne parleremo con Alessandro Iacobone. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Non ha senso con la sciarpa. La sciarpa gli ha regalato a Boateng. Analizzeremo poi il posticipo di questa sera guardando anche le pagelle della Lazio con il mister Alessandro Scanziani. Buonasera Alessandro. Jessica, buonasera a tutti. Gli occhiali gli ha regalati Rocchi. Rocchi? Sì, no, no, cioè, l'arbitro famoso, quello di Napoli. Suo cognato. Jessica. Grande Suo vittoria cognato. Anche dell'Udinese per 3-0 contro il Novara, quindi Udinese che si porta in testa alla classifica e di questo potrà sicuramente gioire il nostro Francesco Facchini. Buonasera Siamo in testa alla classifica da un po', no, caro poi abbiamo Jessica. messo anche in grafica. Una sola capolista. Abbiamo Nonostante messo anche in Sant'Omaso. grafica i primati della tua Udinese, Facchini. Ti fermo un secondo, Ste, sai che l'Inter domenica, no, mercoledì va sul campo di Bergamo. Ok, l'Atalanta ha 8 punti, ma in realtà ne avrebbe 14 ed è seconda in classifica. Quindi è una trasferta che tu Sei dici, ma andiamo a distratto. Bergamo! E invece. Sta mettendo le mani avanti. No, non mette le mani avanti, è una partita difficile, No, io ragazzi. pensavo che dicessi una Io cosa mai mi diversa. immaginavo di Concludiamo le rimontare la posta presentazioni, oggi con Jessica. Lecce. Esatto, allora ovviamente per tenerci aggiornati su tutte le notizie dell'ultima ora, Impostazione News, Andrea Eusebio. Buonasera Andrea. Buonasera Jessica, tutte le notizie last minute live dal mondo del web. Ci sono già le parole di Giampaolo, Last minute Stefano. web, hai Sì, detto. parole di Giampaolo. Last minute, tre inglesismi in 5 parole. Ascolta, Last minute. Non è intelligente, lascialo in studio. Sono giovani quei due lì. Scusate, però dai, i miei studi classici dove qui sono c'è una andati. scaletta, Bisana, mi raccomando, step by step. Bisana, Paolo un intelligente. l'allenatore del Cesena che parla di un chiarimento che avrà Step. presto con Campedelli, che non specifica se ovviamente si parlerà del suo futuro, o il futuro del Cesena con dei nuovi magari acquisti nella finestra di mercato invernale. Comunque sia, sa che Campedelli lo vuole vedere Ah, sa che lo vuole per vedere chiarire. in questi casi, attenzione. Andrei Comunque con la valigia. monitoriamo la situazione. Eusebio, partiamo proprio da te. Ti abbiamo spedito Vai, anzi, allo Juventus Stadium di Torino ieri sera. Che Juventus è stata. Non è ancora È stata una Juventus, a mio parere, buona per i primi 20 minuti. Ha tenuto in mano le redini del Poca roba. gioco senza troppi problemi. Dopodiché, secondo me, ha denotato dei problemi di maturità. Non è assolutamente ancora una grande squadra perché, trovatasi in vantaggio, non è poi riuscita a legittimare appunto il vantaggio sia nel primo che poi nel secondo tempo. Il Genoa addirittura ha rischiato di vincere perché sono stati molto pericolosi in avanti i rossoblu, soprattutto con Merkel. Tra l'altro, sottolineerei la buona prestazione del Tira i biondo sassi in casa centrocampista Milan, tira i del sassi. biondo. Tira i sassi, però questo è un sasso positivo perché ha Appunto. giocato molto molto bene Anche con il Merkel. tacco di Caracciolo sul piano non è mica stato Esatto, per quanto male, riguarda la Juve, poi lasciamo perdere sulle dormite difensive. Ieri ragazzi. sera, Vediamo le pagelle, Andrea, soprattutto di tuttojuve.com. Infatti, vai, prosegui pure. Poi giustamente Del Stavo Piero dicendo deve che giocare 5 minuti, perché è giusto che faccia 5 dopo minuti ci Del Piero. Dopo ci parliamo, arriveremo su Del Piero. Su Chiellini, veramente, ieri, anche i tifosi erano molto polemici. Noi, il tuttojuve.com ha dato 4,5, penso sia un voto meritato. Non credo sia un problema di posizione. Ieri ha giocato come terzino sinistro Giorgio Chiellini. Comunque Quanto Conte che è più di tornato all'antico, ha giocato concentrazione. col 4-4-2 ieri sera, no? Esattamente, 4-4-2 ha esordito dall'inizio Estigarribia.
Caribia, una prestazione un po' timida, però era il debutto assoluto a mia Torino dal primo minuto, quindi ci potrebbe anche stare. Hanno deluso, a mio parere, Marchisio e appunto Chiellini, due che si promuovono ad essere bandiere della Juve. Ieri hanno parecchio deluso, a mio avviso. Scanziano ormai è diventato il nostro esperto di pagelle. Sei d'accordo con i voti dati da tuttojuve.com, sito molto vicino alla Juve? Sì, di solito tu ce l'hai un po' rispecchia la prestazione. In effetti la Juve è andata in vantaggio due volte con due gol bellissimi di Matri, non è riuscita a mantenere il vantaggio per dei problemi difensivi, perché ha lasciato troppe possibilità al Genoa di pareggiare, addirittura di vincere, cui secondo me ci sarebbe da sistemare, ma più che un problema di reparto, forse un problema proprio di singoli giocatori che sono stati Chiellini? Un po' che non gioca dopo bene. Dopo ci arriviamo su Chiellini. Prima... Ci sono fischi finali dei tifosi della Juve verso la squadra. Fischi finali per la Juve. Francesco Facchini, adesso la regia mi propone un cartello grafico sull'andamento delle partite della Juventus con le squadre medio-piccole. Non possiamo considerare il Genoa Troppi indizi, cominciano a esserci troppi indizi di tutti questi debolezza. Sintomi di debolezza? Cioè una debolezza strutturale, perché la squadra che vuole vincere il campionato deve farlo a cominciare dalle Genoa, dalle Bologna. Cioè, e dalle Catania affrontate. Qui dovevano essere 12 punti. Ma 12 no. magari 10? 10 perché pareggi a Catania. Per andare via. Benissimo. Puoi fare anche, però, o perché anche pareggi a Chievo? Punti. Però non ne puoi fare 4. Sicuramente no. Io purtroppo devo lasciare, cioè devo fare un passo indietro. Dalle pagelle, io ho visto solo spezzoni, però dalle pagelle mi è saltata agli occhi una questione. Mi sembra che Pirlo resti lì, gli altri si sono imbrocchiti. Stefano, se mi permetti. Sono rimasto un po' colpito da questa cosa. Ho visto la Juventus. Ok. Sabato sera guardare la Juve. Ho visto la Juventus. Sinceramente ho visto le pagelle di tuttojuve.com, ci mancherebbe, però io ho visto Pirlo e basta. Ho visto Matri fare i due gol. Si è mosso abbastanza bene, la sufficienza la merita pienamente. Poi ovviamente il voto va oltre per i due gol. Adesso visto Pirlo, quando c'è un progetto tecnico e tattico basato su questo giocatore, sbagliato la e tirando via questo giocatore il resto del contesto è più che scarso, vuol dire che dietro la scrivania nel programmare la questione hai sbagliato parecchio. L'ho trovato meno papabile di quello che era alla Roma. A Roma Vucinic faceva paura, cioè nel senso entra così. O gioca Vucinic, c'è sempre un pericolo in più. Grandi gol. Ieri era in campo, trotterellava per il campo tranquillamente. Ma allora 3-3-6-7-4-6-3-8-4, fanpage di Facebook ufficiale Campionato dei Campioni Odeon TV. Come giudicate la Juventus di Conte? È pronta per ambire a qualcosa di importante? O questi quattro pareggi comunque stanno cambiando un po' le vostre opinioni? Giancarlo Besana? No, mi sembra, qualcuno ha detto giustamente, sembra la Juve dell'anno scorso, che è arrivata a settima, con la differenza che in più ha un anche Pirlo. Anche perché è lo stesso Conte, ricordatevi. Sì, è vero. In più c'è un Pirlo che nobilita le situazioni, insomma, trasforma spesso delle palle, lo sa come sa fare lui, palle magari anche innocue, in palle invece decisive. Però vedo che c'è un po' di confusione anche nelle scelte dell'allenatore. E poi, scusa, torno ossessivamente su questa cosa, mi ha stretto il cuore, ho visto solo la parte finale della partita. Non ho visto fatto tutto. Prima? No, ero una manifestazione ero con la Nazionale Magistrati. Una cosa. Metti le mani avanti. Ho detto che ho visto la fase finale soltanto. Infatti non mi sono espresso. Ho detto che mi ha stretto il cuore vedere Del Piero che si è scaldato lungo, così mi è stato detto. Dopo ne parliamo, Del Piero, diamo un'ampia pagina. Allora mi fermo su Del Piero step by step. E ti dico che sinceramente, guardando quel calendario, la Juve deve solo rimpiangere di aver buttato dei punti, perché avrebbe già dovuto, visto come l'andamento lento del campionato, avrebbe già dovuto essere in testa con almeno 4-5 punti. Jacopone, ma aumentano i rimpianti per il tuo Milan, che non l'ha vista la palla quella sera a Torino? No, vabbè, la Juve ci ha decisamente dominati in quella partita, quindi di rimpianti ce ne sono pochi. Quasi non vinceva, però.
Adesso torniamo a quelle che erano le dichiarazioni di Buffon e dello stesso Conte, che avevano smorzato un po' gli entusiasmi dopo la partita, e noi li prendevamo quasi in giro dicendo ah, si vogliono nascondere. La verità forse che la verità sta nel mezzo, come al solito. Quindi non è la Juve che forse che ha battuto il Milan, non è neanche così disastrosa come la vogliamo fare. Mister Scanziani, adesso vediamo la Juventus ieri sera dal primo minuto, come è stata schierata da Antonio Conte, ma muovi qualche critica. Cioè, questa era la migliore Juventus che Conte poteva utilizzare, considerato che in panchina aveva un certo Elia che era stato accolto come un grande colpo di mercato, un Quagliarella che mi dicono che nelle partitelle di settimana fa sfracelli. Quagliarella sta riscalato per circa mezz'ora nel secondo tempo. E poi giocano comunque Stigarribia e mister Scanziani. E poi c'è probabilmente si poteva cambiare qualche cosina, nel senso di mettere Vucinic a fare l'esterno di sinistra di centrocampo e mettere Quagliarella come seconda punta. Però sostanzialmente la fase offensiva è stata anche fatta bene, perché due gol li hanno fatti, altri li hanno rischiato di fare. Il problema soprattutto è stata la fase difensiva, perché non era che Quagliarella avrebbe cambiato la fase difensiva, per cui da sistemare soprattutto quello. Però io vorrei ricordare che questa squadra è stata rimodellata un po' anche quest'anno con questa campagna acquisti, un nuovo allenatore, Elia, di cui tanto si parla bene, ma chi parlava bene? I giornalisti, perché hanno una convenienza a parlarne bene. Però non è che è una convenienza, i giornalisti, cosa vuol dire che hanno convenienza? Io che convenienza? Sì, perché io non ho nessuna convenienza. Spiegamelo, perché io di convenienza non ne ho. Allora, siccome tu non lo so conosci, di chi, Alessandro, scusami, non so di chi tu stia parlando, se vuoi fare nomi e cognomi falli, non mettere dentro il calderone della categoria dei giornalisti quelli che hanno convenienza a parlare bene di Elia, perché io ho convenienza a parlare bene di Elia solo se l'ho visto giocare e mi piace. Ecco. E allora precisiamo, se prendiamo tutti i giornali che ne parlavano bene, mi piacerebbe parlare con i giornalisti e quelli che ha scritto quelle cose, quante volte l'hanno visto, dove l'hanno visto. Quando il Milan, l'Inter, la Juve prendono un giocatore, si tende sempre a farlo diventare più fenomeno di quello che in realtà è. E allora dico calma, a farli diventare fenomeno. Non è come Alvarez, per esempio. Ma non è questione di convenienza. Coutinho è stato preso come se fosse un fenomeno. Anche lo stesso Alvarez. Adesso magari andando avanti può darsi che si riveli. Ma non è la convenienza dei giornalisti. Per adesso bisogna avere pazienza. La convenienza dei procuratori. Allora, che di quelle quattro partite, due avrebbe potuto e dovuto vincere, è passato in vantaggio col Bologna e col Genoa, le altre due no. Dobbiamo andare in pubblicità, tra poco parleremo di Alessandro Del Piero, ci stanno arrivando ancora tanti messaggi, poi vedremo le reazioni del pubblico bianconero. Ieri il nostro Andrea Eusebio è stato a Torino, ha intervistato tanti tifosi della Juventus e capiremo da Andrea Eusebio che cosa è successo ieri allo stadio. Tra poco.